Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 39esima puntata della serie Polski Polski. Siamo qui in compagnia di Buldir e Casi, Tutti. Ciao a ben tutti. equipaggiati con motoseghe, caschetti, guanti, frontalini, tutto il necessario, perché oggi andremo a liberare i nostri terreni dai campi, dai sì, nostri terreni e i nostri campi dagli alberi che rompono le scatole. Quindi, ragazzi, prepariamo due trattori col caricatore frontale. Vedete Sì, che tanto sono casomai tutto. mettiamo via motosega, che sennò si rovina il Esatto. trattore. Io nel frattempo preparo il rimorchio, il dumper, perché ragazzi, rallato alle righe sopra, beh, ce l'avrebbe anche questo, però dovrebbe starci già qualcosa. Magari facciamo tocchettini più piccoli e andiamo meglio a caricarli, perché dopo il rallato a tutta la riga Guarda che sopra anche rompe un po', anche poi per scaricare andiamo meglio. no, fedele mia. Allora, attacchiamo Marco, il c'è un zavore problema. e ci Sì. mancherebbero le forche e Voglio praticamente le sapere spaccasoche. lei. E anche una zavorra più grande per No, prossimo. dovrebbero essere gingiro No, non si zavorre. prima si qua. piccole. Almeno se con. Allora, lo stagger può mettere una zavorra piccola e prossima una zavorra più grande. Totini. Perché lo stagger è già zavorre. Stagger è Ah, c'è vero. già un trattore Zavorrato. più grande, quindi non necessita tanto Ok, di. boom. Adesso l'è abbastanza in quota. Bene, allora io direi che innanzitutto, dato che siamo a casa, partiamo da questi 3-4 alberelli che abbiamo a casa. Però, come già detto, prima dobbiamo andare a prendere Le pinze, due o tre cose sennò. da Bureau o Appunto. da Energina, dipende chi c'è e chi è arrivato. Allora, abbiamo tre alberi qui a casa. Intanto il 1004 possiamo lasciarlo qui. Andiamo tutti quanti. Anzi, chi dice che monto con Casi, perché devo No, dire non lo guarda, fido. bisogna che tira fuori un trattore per spaccare su che l'hai dato. Magari. Ah, perché chi è Savola ha piccato da Rio. Allora prendiamo 16. un trattore adatto per spaccasocere, giusto la minima potenza necessaria per lo spaccasocere. 250. Allora T'attento che marce non c'è pare il volo, ah, perché. accendiamo i girofari e dai che andiamo tutti dallo store e prendere le pinze e prendere l'occorrente. Guarda che cambio che ha messo questo qua, va 50 e ora mato 55, 50. Va a occuparci questo qua, questo trattore. Spero che abbia fatto anche i freni, perché anzi almeno manco male. In teoria li ho rifatti. Ma sono smentega. Allora andiamo qua store, vediamo se ha qualcosa, dovrebbe avere qualcosa, perché avevo già detto a qualcuno che. Oh, ma si viene anche a prendere, tio, quanto cacchio vai? Vabbè, sto andando a 50 all'ora, ma non sto neanche accelerando, mi giri neanche, aspetta che cambio Ah. 2-3 marce. Guardati, ma è possibile che sia sempre sarà sto cosa? Occhio questo qua. Guarda! Sempre chiuso! Oh! Chi è che suona? Ma chi è che suona qui adesso? Mamma mia, che casino! L'avete finita? Basta! Non vi faccio entrare se Si non è apre, finita! apre! Oh, ma guarda chi c'è! Dai, dai, Oh, va dentro! ciao, vuol dire tutto bene? Sì, dai, è tutto bene, dai. Ok. Vabbè, Obi, muscoletti, ti vedo bello in raccomando, forma! test della Tutto pavimentazione, bene? se regge. Sì, Stai dai. bene? Ok, tranquillo! Se hai bisogno qualche volta, comunque vieni sempre a Boom! trovarmi, che non c'è nessun problema. No, il capolino sono io, quindi se le serve qualcosa vado a te, non Allora, lì. testa della Marco, pavimentazione in brava! corso. Io Vara, controllerei come che Marco più che testa? altro, guarda. Sì, Vada tanto si inutile. sta rompendo i trattori da solo, quindi a me non interessa, quindi. Vabbè, Ma dai, tu non basta hai niente? che. Dai, parcheggiamo. Le mattonelle arrivano dei bei maschioni a metterle giù, quindi a me non Ah, interessa. beh, ora, ragazzi, bisogna che giriamo con tutto PSI ora. Mamma mia, vai, cattiveria. Scusa. Gli attrezzi però Ah, non dopo. arrivano bei maschioni per gli No, no, attrezzi. no. Ah, ok. Beta, beta, Energia beta, arriva, che è beta, beta. un'altra cosa. E allora meglio Fermo un secondo. rimettere a posto. Dai, basta qua. Vedi Aspetta giù che tutto parcheggio. che è un casino. Giuro, ma hai un po' di mal di gola oggi?
Come mai? No, mi pare di sentirti un po' pirauco. No, no, no. Come va, Marco? Tutto bene? La vedo bella in forma. Sì, sì, guarda. I soliti bei muscoletti, mamma mia. Sempre il lasso. Guarda, cosa fa sto GJ per aria qua? Sempre l'ultima, ricordi mia. Purtroppo, lo stavo mettendo a posto fino a due secondi fa. Ah, ok, ok. Occhio perché qua che non si rompa il JCB dopo energina di... Ma è rotto anche questo, lo sto cercando di mettere a posto anche questo. Ma te rompi tutto? Ora il fend. Visto il fend, quel quadrivomere, Marco. Ma il morto è ancora integro? No, praticamente questo qua era per mettere il ghiaccio per fare le feste. L'ho lasciato qua proprio io questa mattina perché è da poco che sono, arrivato. Come da poco che sono arrivato? Sono andato a una festa e mezz'ora che sono qui. Mamma, l'ho lasciato qui, diciamo. Se lo sa Energina che sei arrivato con 3 ore di ritardo. Ma che 3 ore? Mezz'ora? No, e allora lo store apre alle 7, ma ti ricordo che tu inizi a lavorare alle 4. Ma con tutte le vendite che ho fatto in questi giorni. Aspetta, quando che attorna a te vediti. Vuoi un cocktail, Marco? No, fammi con una carità. Marco. Dimmi. Non lo so. Devi vedere qua sotto un secondo, l'altro perdere odio sto territorio qua. Spare. No, praticamente qua c'era l'Urliman prima di aver messo questo. Per strano. Vabbè dai, comunque sono qui perché dovevo prendere praticamente delle pinze qualcosa per macinare un po'. Pinze per farsi le sopracciglia? No. Vedo che sono messe un po' male. Se ma cosa vuoi, ne sa lei te le faccio delle io. Mie ciglia? C'è perdere. Servono per proteggere. Devo fare la barba? No, servono per proteggere. Alle gambe? No. Servono per... Beh, neanche con motosega. No. Sì, vabbè. Servono le sopracciglia così, serve per proteggere gli occhi dalla polvere dei campi e tutto. Servono belle folte. Ma degli occhi bellissimi, guarda. No, a saperlo. Mi metto gli occhiali. Ecco, così mi vede un po' meglio. Allora, praticamente... Sì, però mi sto emozionando troppo così, No, allora, basta. Ecco qua, proprio quello che mi serviva è... Vale qua. Mamma mia, che brutto colore che sono. No, devo riverniciarle, mi dispiace. Non posso darle via così. Come non può? Dai, ma noi sì, non... Sì, dai. Mamma mia, che colore brutto. Ma è anche un colore diverso questa, guarda. Come mai è un colore diverso? Marco? Che demonio? È vero, un colore diverso. Come non lo so. È un colore diverso, sì, è vero, guarda. Ma come sì, non lo so. È lei che fa le vendite. Ma sono tutti due colori brutti, a me non me ne frega niente. Cioè, avranno finito la tonalità nero, hanno aggiunto un po' di bianco. O magari hanno dato più nero di là e qua meno. Anche sì. Secondo me questa qua costa meno soldi, sicuramente. No, questa qua costa di più. Perché costa di più? Perché è un colore diverso. E allora questa costa meno perché è tutta nera. Vabbè, capito. Questa qua costa normale. No, normale, di meno. E l'altra costa di più. Ah, meno del di meno, ok, bene. Ecco. Che prezzo abbiamo? Dai, parti scherzi qua. Allora, il prezzo abbiamo... qua dipende da se vuole avere uno sconticino o no. Dai, mi faccio sconticino che l'ultima volta l'ho lasciato Buldir una settimana. Non è vero. Non è neanche venuto Buldir. E allora se la deve prendere con lui perché io gli avevo dato il permesso di poter venire. Non è vero. Che cosa abbiamo? 1000 euro... 1000 euro le porto a casa. Di parole. 1000 euro le porto a casa tutte e due. 2000 euro. No, 2000 è troppo. 2000, questa qua è il colore diverso. Sì, ma non c'entra niente. Ma io dovrei prendere anche un altro attrezzo che vedo qua. Sì, è quello. Questo. Guarda che bello. Il secchio qua, la pompa per gonfiare della bicicletta, questa. No. Quello Noi abbiamo Buldir che praticamente con il suo fiato riesce a gonfiare anche le ruote dei trattori, pensa lei. Davvero? Sì. Dai. Mamma mia. Me la cavo bene. No, mi serve questo qua per macinare le radici degli alberi. Mi scusi, ma la smette di guardare l'immigrato? Dov'è? Mi dica, sì. Lei mi ha detto che questo attrezzo qui 500 euro me lo vende. Non penso proprio. Sì, l'ho appena detto, era da fianco a Buldir.
Secondo me vuol dire che crea un disagio. Dipende da che disagio. Un'emozione, secondo me le crea un'emozione e mi dice cose per altre. Marco lo ha già. Quindi. Allora facciamo così. Allora, questo attrezzo qua, le due pinze, le faccio 7.000 euro. Cosa dici io, Casi? Cosa dici? Ma è pare un fit in massa. 5.000. No, 5.000 no. Ma dai, tanto energia costa non 6.000 c'è. Solo questo. Allora 6.000. No, 6.500, dai, 6.500. Siamo 6.500. 6.500, vabbè, dai. Vedo che è anche un bel ragazzo e tutto, dai, sì, faccio poi 6.500. Energina ancora non c'è, quindi io devo approfittarne per fare belli acquisti. Ah, vuoi approfittarne? Ah, ok, se per vuoi approfittarne. Per fare belli acquisti. Aiuto, mi sono incastrato. Va bene, allora... Va bene, dai, facciamo 6.500 e vieni là a firmare là in ufficio. Ma mi scusi, chi è che ha messo qua questi pannelli solari? Ma sono per Energina. Cosa perché, perché praticamente quando vai in bagno praticamente lo sciacquone non riesce ad espellere ed eliminare tutte le sostanze. Esatto. Esatto. Praticamente avevo messo su questo pannello solare per avere più potenza. Ah, quindi metto un idrovora, una pompa. Esatto, praticamente abbiamo messo su un motorino dentro. Una motorino, mi sembra anche un motorone qua, più che un motorino. Sì, praticamente quelli del biogas. Ah, ok. Del genere che viene alimentata da questo pannello solare per poter smaltire i residui. Mamma mia, si dice che puzza. No, non voglio niente. Infatti se vede qua c'è il carrettino per quando si intasa tutto. Ah, vedo, siete ben forniti allora. Ah, ma c'era una botte una volta tutta arrugginita, si vede che era la sua. Lei mi ha detto che l'aveva comprata, invece no, era la sua. E dopo, sì. Dopo questo qua lo mettiamo praticamente in ufficio e mi fa spalare tutto, no, su questo nastro. Ah. E non le dico cosa c'è. No, beh, comunque va bene, dai, venga là a firmare. Basta, non voglio più sapere perché sennò qua... Casi, prima che sbocca, devo fare robe, va? Dai che firmiamo qua. Stata 5.000 euro qua, firmi pure. Bene, 1.000 euro, bene, firmo subito. No, c'è scritto 65, mi sembra. No, che 65, no. Sempre lei, sempre sposta le virgole, deve imparare a mettere la virgola sul posto giusto, qua. Ok, 6 milioni e 500. No, la P verso sinistra, virgola. Va bene, 6.500, va bene. Va bene. Mi prendo l'attrezzo o posso prenderlo senza... Sì, prenda pure. È come Energina, sempre sclerotica, che non deve avere la mania di portare fuori gli attrezzi, no? Ciao, vuol dire, vieni a trovarmi, mi raccomando. Domanda a Marco, colpa sua. Ciao. Ciao, vuol dire. Vabbè, andiamo a prendere... l'attrezzo. Occhio, occhio, mamma mia, a momenti le stiro i vestiti, ecco. Oh, bene, a posto. Marco, qua funziona tutto. Marco, sì. Che è un problema. Senti che intossicazione, mamma mia. No, perché intossicazione? Marco, che puzza che fa sto trattore, mamma mia. Arrivo. Cos'è l'immigrato che è ad Adriano D'Amico trattore? Ciao Bureau, siccome... ci vediamo. Ciao. Fa buon prezzo sempre, mi raccomando. Allora andiamo a casa e iniziamo a fare il primo taglio. Bene, Casi è pronto contro l'albero e motosega, mettiamo in moto. Senti che rombo. Oggi qua. Senti che casino che è qua. Dai, basta. Oggio. Tieni un vaso. Vado che taglio. Che gente che dorme. Basta far casino. Vai, robe. Sì. Cade. Oggio. Guarda. Allora chi? Sei sto casino? Dove l'albero in testa? Ma muovete, mettete a posto, dobbiamo fare alberi. E che manca? Un minuto alle 8. Che te frega, manca un alle 8 che deve essere qui. Quando alle 8 mi metto le scarpe e comincio a lavorare. Alle 8 te esa da metà accelerà, molto sega tutto, caneo, sa averla calda. Adesso vuoi far colazione. Ah signor, vedete.
Dai, tagliamo le fettine, lo carichiamo e dopo tagliamo quell'altro, perché sennò ragazzi qua viene fuori un macello. Aspetta che che brocoemo l'albero qua. Oh là, bene, pulito. E taglia qua una prima sessione. Sì, aspetta, adesso taglio, occhio. Qua, via. Non muovere. Oh. Oh là. Boom, boom, boom. Bene, boom. Dai, intanto carica quel pezzo, adesso taglio boom, qua. Io le 8, adesso sono arrivato. Buon'ora, eh. Buongiorno, buongiorno a tutti, eh. Sai che da fare? Come si chiama? Tagliare alberi, dai, via, brocco, eh. Sistemare. Far basso tutto, dobbiamo caricarli sui rimorchi. Abbiamo pezzi piccoli. Cosa? Non stai a toccarmi all'albero. Guarda, cosa vuoi benedito? Casi! Ma tu devi andare a caricarmi il coso. Sì, sta fermo un secondo. Aspetta che una gamba chi aspetta che taglio questo. Oh, è mia! Oh, no, che vuoi? Ehi! Ho sbagliato, scusa! Mamma mia. Allora, parla una gamba, te che ne tu? Non mi serve tutti e due. Bom, questo qui si dovrebbe quasi caricare, no, meglio sarebbe meglio. Sì, dai. Chi c'è qua? Dai, abbiamo broccoare qua. Attenti che puoi partire gamba per l'aria. Attenzione, perché. Stamattina ho un maiale leggero stamattina mia. Uiso sì. Ma leggero ben però, cosa che tu mangi? Aria? Sì. O elio. Mi sa che ho fatto un'insulina da elio, sai. Ho idea. Sì. Bene, il primo albero è stato finalmente abbattuto. Vediamo di. Ma che è qua? Rimuovere la socca sotto, vediamo di. Sì, mi ha spinto il trattore, mi ha spostato tutto qua. Immigrato. Io c'entrava la baracca, c'entrava il trattore. Maria, vero, basta, senti che ti indosso che ti sei trio. Oh, funzioni. Oh, beh, adesso vediamo se funziona. Perché qua è sempre un problema utilizzare questo attrezzo. Oh là. Bene. Vedo che macina. Aia. Non ti dico mia, Marco, come può lievitare. Non ti dico mia. No, non voglio sapere, non voglio sapere. Aia, riesco ad andare su. No, non voglio sapere. Aia. Non si fa mai così. Vedo che sia. Ingrato. Qua. Qua abbiamo delle soccare molto resistenti, difficili da togliere, ma l'attrezzo ho visto che lavora molto bene. Bene, prepariamo anche il secondo albero. Tanto qua il primo. Chi sai che ha fatto Katie così, Tavar? Il primo è stato caricato, che tocchi. Per fare la gripiata, per fare la gripiata. Sono pezzi usciti da non so che parte. Bene, intanto io abbatto il secondo, che così intanto prepariamo il tutto. Comunque c'è un altro trattore, vuol dire mettiti a agri, mettetevi a caricare. No, mi sto bene all'aria aperta. Bene, tagliamo anche il secondo con la still. E voilà! Cade! Madonna! Baracca! Finalmente liberiamo tutto lo spazio necessario per fare le manovre quando è ora. Bene, vabbè ragazzi, intanto noi qui continuiamo a ripulire alberi, sistemare un po' di roba e dopo questi alberi qui sono un po' bastardi, tutti di fatti strani, ci vuole tempo a tagliarli e venderli. Dopo vedremo quando abbiamo ultimato almeno questi tre qui e andiamo a vendere il carico. Allora siamo qui pieno
tutti morti o vediamo i tre alberi, dopo avendo tutte forme strane, ragazzi, fa un po' di fatica. Allora nel frattempo andiamo a scaricare questo carico e intanto gli altri possono preparare. Aspetta, vuoi che ti tira un tocco legno in cabina o tutto esposto? No, è un attimo. Ehi, butta giù. Se allora vediamo sta segheria dov'è? Fienile, biogas, station, sawmill. Sawmill. Bene. Mamma. Giro fari. Vediamo di andare via un po' di. Però Pizuki è il carico. Sì, se ti hai messo in HS. No, Marco, parto con i prossimi. Sì, vai, c'era il campi, cos'erano? 60. Questi qua. Questo... No, questi lasciala, che se gli alberai intorno a casa. Alberi. Allora, alberi che sono in mezzo al campo, cioè quello lì in fondo qua vicino al lago. Che si può abbattere. Anche quello là. Quello alla strada, sai. Quello lì. Mi porto a miscela là. No, ma quelli van bene, poi fa il viale alberato prima di arrivare a casa. Quello intanto battete quello, dopo tocca. Ci vorrebbe uno col caricatore frontale che venga con me, però se ci sono problematiche. Rivomini. Scarico. Mino, non mi fidate di me. No. Dammi il Stire piuttosto, va. No, ti ha soccato. Dammi il Stire che è ancora più segreto. Dai, ciao. Allora, oggi qua. Buona che non ti sia. E abbiamo già sbagliato tutto. Perfetto. Complimenti. Sì, infatti. Abitudini di strada. Ah, devo andare a cantare il bureau. No. Armi e quadro. Aspetta, teniamo la mappa aperta così adesso non salto, sennò. C'è indica il mio quadro. No, è Dio che non è mia questo sito. Sumi. L'avevo trovata anche. Vabbè, vediamo di trovarlo. Comunque non è. Non dovrebbe essere qua, quindi. No, questo qua è quello del cipato. Dovrebbe essere vicino a una cosa col treno, perché di solito quando passavo col treno la incontravo. E deposito verso. No, non è mia questa. No, infatti che è. No, se è grande, c'è tanto spazio. Forse è quella là sopra il campo 56, video. Meglio che sopra freniamo. Il campo 56. Guarda che carico. Sì, sicuramente su quella sopra il campo 56, perché l'hanno fatta vicino tutta questa zona qua di alberi. Sì, probabile. E sicuramente l'hanno messa qua. E mi sembrava di vederla quando passavo col treno, quindi dovrebbe essere in zona sicuramente. Io che ho visto la zona qua, sento male. No? No, niente. Eccola qua. Bene, siamo arrivati. Beh, muore di ghincio, Sì, voilà. Allora, vediamo dove scaricare. Dovrebbe essere qua così, in teoria. Gli sapi stesso, guarda. Sì, da dentro rimorchio e del trigger. Meglio. Io per l'aigua che dai. Allora chi? Asse! Guarda, ci doveva fare a tasso qua da mano. Adesso qua il pistone che spinge, così fermo anche accipato in caso si incastrasse. Oh, avevo portato la legna qui.
Che devo andare a parlare col capo, Mario, dire. Sì, adesso devo andare a parlare col capo. Vedi che sei tu legniti qua che... Come mai dice bene? Te metti sotto... Boh, perfetto. Aspetta che voglio parlare col capo che dico tutto. Senti che casino che fa qui dentro. Devo lavorare a pieno. Ah, mi offrire il caffè, buon. Oh, ma io no! Allora qua! E allunga! Senti che casino che fai! Comunque! Parti! Ma che bella sete che chi ha fatto qua, guarda! Guarda che? Ma che bella sete, si fa del legno. Falla pure loro. Ma che bella che, guarda. Senti che macchinari. Però non c'è nessuno qua. Ah, ma io in pausa. Guarda, adesso arriva all'attimo che va a fare pausa. 8:30, sì, 8:30 ero da fare. Bene, dai che andiamo, dobbiamo fare altri viaggi sicuramente. E altri alberi ci aspettano per essere caricati. E via col cambio marcia a 50 km/h. Allora, ci siamo spostati, i campi 85-86 stanno arrivando tutti con i mezzi. Abbiamo innanzitutto questo albero qui, che essendo vicino a un palo, quando andate ad evitare il palo, dopo sicuramente col 2 o 3 o qualcosa altro beccate l'albero, quindi tanto questo può andare out of balotes. Aspetta che ci spostiamo in modo da beccarlo nel punto giusto. Da. E via. E dopo... Ah, che bravo, che ne mani. Attenzione. Cade! Oh, in mezzo guarda, strada. In mezzo alla strada. Dopo arriva... Dai, tiro via con il caricatore. Dai. Allora, qui siamo andati avanti. Abbiamo abbattuto praticamente... oltre a quell'alberello lì in strada che abbiamo già rimosso, anche i quattro alberi qui sul bordo del campo, in modo che poi eventualmente possiamo unire i campi senza troppi problemi. Ci sarebbe anche un altro alberino che rompe le scatole, che è questo qui, che sicuramente quando ci si gira o il tubo la trebbia o passa a rimorchio rompe, quindi si può benissimo rimuovere anche questo. Sai adesso, dimmi. Buon problema. Che problema? Come tu sei che non va mica. Come no va? Ciao, occio. Stava qua, senti. Dico urla. Dammi qua. Oh. Vediamo, sì che la va in moto, guarda. A taglia. A taglia. Sì, guarda. Ciao, ma guarda che l'interruttorino da zero, bio, te lo metti su uno perché... Ah, vai. Ah, ero per quella? Ah, ok. Guarda. Perché c'è le fatiche anche a metterlo su zero. Guarda, occio, guarda come gattaglia. Obla. Poi, visto? Allora mi chiede, dai. Dai, ciao qua. Oh, anche la mia questa. Sì, che qui. È diversa. Beh, va bene, dai. Che bella no. Stile. Tengo il mio stile. Ma guarda che mazza qua, fa molto stile. Oh, stile adesso se taglia bene. Vabbè, ragazzi, direi che anche per questa puntata è tutto, sennò qua viene la puntata plurichilometrica. E nel frattempo andiamo avanti dietro le quinte, eventualmente a tagliare qualche altro alberello che intriga un po' nelle manovre dei campi o che impedisce l'unione di più terreni. E cosa succede? Agri, dai, beate, tagli, no? Saltarellare per l'alberello. Oh, ma uno alla volta lo taglio con calma. Mamma mia, sempre 20 ore. E dopo carichiamo tutto nei rimorchi e dopo ce la libera un po' di caricare sopra. Come che anche da caricare? No, guarda. E se no abbiamo, tiriamo via gli alberi interi, buttiamo gli alberi interi sui rimorchi una volta e portiamo via. Io ragazzi nel frattempo direi di portare via questo carico perché c'è tre quarti senza per terra. La fatica che ho fatto. Dobbiamo prima caricare gli alberi interi. Vabbè, intanto portiamo via questo e ci vediamo nella prossima puntata e vediamo se c'è qualche altro alberello da far fuori. Bene, ciao a tutti.
carichi dell'ultimo secondo e alla prossima. Ciao ciao!